Dichiarazioni forti le definirei al vetriolo, lanciate contro il WWF regionale. Si denuncia un conflitto di interessi marcato? Si denuncia un conflitto di interessi marcato da parte di parecchi componenti del WWF, sia Siracusa che regionale. Indubbiamente quello più grosso è rappresentato da consulenze espresse dal gruppo Caltagirone nei confronti di chi mi ha preceduto al WWF Siracusa e che adesso ricopre la carica di presidente regionale, ma ci sono notevoli conflitti di interessi anche da parte dei componenti del consiglio direttivo che mi ha affiancato, che doveva affiancarmi nella battaglia che il WWF, nelle iniziative che il WWF ha intrapreso contro la cementificazione, cosa che per palesi appunto interessi personali di qualcuno non si è potuta compiere secondo i corretti canoni. Perché questi nodi stanno venendo ora al pettine? Perché proprio in questo momento? Per il semplice motivo che per statuto un consigliere del consiglio direttivo si è dimesso e bisognava convocare un'assemblea. Assemblea che è stata convocata e che durante la quale sono state fatte notare alcune discrepanze con la corretta adozione dello statuto, come se si stesse scalando un grosso colosso bancario e invece stavamo parlando del WWF Siracusa. E molti potrebbero pensare che le dimissioni presentate da lei questa mattina siano un atto da coniglio, un atto vile, piuttosto che battagliare e far tornare il tutto al decoro, alla normalità. Abbiamo combattuto i poteri forti, abbiamo bloccato più di 250 milioni di speculazioni edilizie sul nostro territorio. Non credo sia un atto vile o un fuggire davanti a un ostacolo, è l'impossibilità di poter gestire correttamente un'istituzione di livello internazionale come il WWF. E non sarebbe il caso di battere i pugni ed imporsi in questo caso? Evidentemente le coperture nazionali che qualche mio consocio sono molto più forti il peso delle mie spalle non lo può reggere. Ma queste accuse rimarranno mere dichiarazioni alla stampa oppure finiranno anche in un'aula di tribunale? Non vedo gli estremi, a meno che qualcuno non lo voglia fare per querela, ma di quello di cui parlo, ho visto le carte, ne sono certo e eventualmente il magistrato, visto la situazione del gruppo Caltagirone in questo momento, saprà bene dove andarla a cercare. Peppe Patti a Siracusa nell'ultimo periodo è stato identificato come il panda, quindi un soggetto in via di estinzione. Ma ti estinguerai oppure continuerai le tue battaglie? Sicuramente dopo 2 anni vissuti quasi pericolosamente, e mi riferisco anche all'attività di qualche buon tempone, la voglio attribuire a questo, delle 2 minacce ricevute, credo che mi riposerò un pochino. Quindi esci di scena? Sicuramente continuerò a prendermi di collere per i fatti miei. Ma mi ha fatto sorridere l'esternazione di Giuseppe Patti, nella quale ho preso atto proprio da poco. Dico, lascia perplesso tutte le indicazioni che ha ritenuto di volere dare, peraltro non rispondenti alla realtà dei fatti, evidentemente frutto di una fantasia particolarmente fervida, degna di racconti per ragazzi. Per quanto riguarda poi i dati oggettivi, è evidente che nella stessa relazione che ha il presidente Patti, se lo devo chiamare ancora presidente, ha ritenuto di diramare alla stampa, ha specificato e ha dato ancora una volta una prova palese della sua ignoranza dello statuto e del regolamento del WWF, che purtroppo ha ammesso di non conoscere, e in virtù di questo ha ammesso di avere gestito purtroppo l'associazione di Siracusa nella più assoluta illegittimità da un punto di vista amministrativo e giuridico. Poi relativamente ai legami miei e di altri componenti del consiglio direttivo, dico, evidentemente l'architetto Patti è molto più informato di quanto possa essere io, ha dati di fatto che a me mancano onestamente, evidentemente a conoscenza di documenti che lui stesso ha detto essere stati sequestrati dalla magistratura, io non ne sono a conoscenza. Resta il fatto che da un certo punto di vista forse gli incarichi li ha ammessi lui stessi di averli avuti, la mia vita sia privata che pubblica è stata da sempre molto trasparente agli occhi di tutti, conduco la stessa vita da 20 anni
e tutte queste consulenze milionarie, onestamente, non sono riusciti a poterle percepire, perché la mia vita sarebbe sicuramente cambiata. Comunque. Ma poi è accusato, fra l'altro, fra virgolette, di essere una sorta di spalleggiatore dei cementificatori. Ma io, ad onor del vero, anche nella mia attività professionale non ho mai assistito costruttori né a Siracusa né fuori da Siracusa. Dico, questo è facilmente verificabile. Questa consulenza di Caltagirone a cui accenna Patti? Ma il porto marina di Porto Grande è stato autorizzato già da molto tempo e già dal Consiglio Comunale. Il WWF già da tempo aveva preso posizione sui porti. Stupisce veramente che l'architetto Patti, onestamente, in tutta questa vicenda invece abbia diramato l'anno scorso due comunicati stampa, uno sul quale esponeva della preoccupazione perché i lavori del porto di Marina di Archimede potevano essere sospesi, l'altra addirittura un suggerimento alla Spero su come realizzare il porto per il quale aveva presentato un progetto. Veramente il WWF queste cose non le ha proposte mai perché non sono di sua competenza. Ma qui parliamo di difesa degli animali, perché ci si è addentrati in queste polemiche? Ma guardi, la polemica purtroppo l'ha sollevata esclusivamente l'architetto Patti, temo purtroppo per delle sue aspirazioni molto personali che esulano in modo più totale da quelli che sono gli scopi associativi. E quello che dispiace è che evidentemente si è accorto troppo tardi che il WWF non poteva consentirgli quelle sue legittime aspirazioni che non fanno parte di quella che è l'attività dell'associazione stessa. Potrà approfondire il suo impegno sicuramente in altre aggregazioni politiche, associazionistiche che siano, ma per il WWF evidentemente i criteri, lo statuto e gli scopi non sono quelli che sono stati realizzati in questo modo dall'architetto Patti, perché ci sono delle... Ma di fatto per gli animali invece questa segreteria cittadina cosa ha fatto? Ma guardi, veramente da quello che a noi costa e costa a me personalmente è che l'attività del WWF Siracusa si è molto concentrata esclusivamente su quello che è il piano regolatore e l'attività edilizia, di per sé per carità è importante, ma evidentemente un'attività biennale quasi totalmente incentrata su questi argomenti, seppure di grande importanza, mi è sembrata un po' monotematica, tenuto anche conto che la battaglia per quanto riguarda la riserva della penisola della Maddalena è stata iniziata quando ancora l'architetto Patti, non so neanche se fosse a Siracusa, era uno sconosciuto a tutti. Temo che purtroppo questo sia stato determinato da una cosiddetta ansia smodata di visibilità dell'architetto Patti, che forse prima di diventare presidente del WWF era sconosciuto ai più, se non a tutti.